Capoccio Rosso Nero e buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare, non dimenticate mai la formuletta magica, mettete like al video, commentate, condividetelo con gli amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti della vostra Capoccia del Cuore. Mi raccomando, raggiungiamo i 1000 iscritti prima di Capodanno. Un'ottima sfida da raggiungere, così poi da iniziare bene il nuovo anno. Detto questo, ragazzi, l'argomento del giorno è ovviamente l'intervista a Fiume che Maldini ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Devo dire un'intervista molto rara perché, come sappiamo, Maldini non è uno che si presta sempre ad interviste così lunghe, quindi una volta che la fa è bene analizzarla. È partito dagli antipodi, da quando ha messo piede per la prima volta di nuovo all'interno del mondo Milan come dirigente, ha ammesso la straordinaria importanza di Leonardo all'inizio, perché giustamente un po' come tutte le persone che iniziano un lavoro che non conoscono benissimo, non sanno cosa si potranno trovare davanti. E devo dire che ha avuto parola al Milan nei confronti di Leonardo. Peccato che, diciamo, la sua gestione da un punto di vista degli acquisti non è stata eccelsa, ma non è il focus del video di oggi. Ha parlato in secondo luogo dell'importanza straordinaria di Stefano Pioli, ed è la cosa che mi rende più felice, perché stiamo facendo esattamente quello che fanno le grandi squadre, le grandi accademie giovanili di tutto il mondo, come l'Ajax, come il Manchester City, come l'Arsenal. Praticamente il Milan ogni tot di tempo organizza, prendendo i giocatori della primavera più in qualche modo pronti per il salto in prima squadra, li fa andare da Stefano Pioli, che dà loro dei veri e propri dettami tattici, dei consigli su cosa lavorare, su come farsi trovare pronti una volta che verranno chiamati in prima squadra. Ed è di fondamentale importanza questo continuo contatto tra allenatore della primavera barra giocatore della primavera e allenatore della prima squadra. Una cosa molto importante, dichiarazioni molto importanti sono state fatte per far capire le palle quadrate che ha quest'uomo, ovvero Paolo Maldini, il nostro angelo custode, il nostro garante, quando praticamente ha raccontato l'aneddoto secondo cui, durante il mercato di gennaio, dopo l'infortunio di Kier, la società aveva detto a Maldini che non c'erano fondi. Poi, vedendo improvvisamente l'acquisto da parte di Vlahovic da parte della Juventus, l'acquisto di Gosens da parte dell'Inter, si sono materializzati dei soldi, e Maldini, capendo l'antifona, capendo anche di essere stato magari preso in giro, perché magari Elliott ancora non aveva detto che voleva vendere il Milan e quindi cercava sempre più di tirare corda, di tenere il braccino corto, perché ovviamente meno soldi spendi da qui a quando vendi la società, più soldi ti rimangono nelle tasche. Questa è una cosa che avevo spiegato in maniera più tecnica nel video di cessione del Milan di qualche settimana fa. E lui praticamente ha detto alla società: sapete che c'è? Tenetevi i soldi, non li voglio, rimaniamo così, siamo forti così e vinceremo lo scudetto. E si è avverato tutto. Ha fatto praticamente capire di amare, anche lui essere stato colpito da Gerry Cardinale, dal suo voler fare, dal suo saper ascoltare, dal suo saper sognare. E chi meglio di Maldini sa come far sognare noi in primis lui stesso, e ha palesemente detto che il Milan è in continua crescita, il fatturato è in continua crescita, e ovviamente già da quest'anno, ma soprattutto dal mercato estivo barra invernale, il Milan avrà più fondi da spendere. Orientativamente, io vedendo le regole del salary cap e vedendo a quanto è arrivato il fatturato, secondo me nel mercato estivo, compreso di stipendi barra diciamo stipendi di calciatori che compriamo e il loro cartellino, secondo me ci saranno intorno ai 100 milioni, più o meno 90-100 milioni, e per me faremo veramente 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 un grandissimo mercato. Si è lasciato andare parlando dei rinnovi. Sui rinnovi ha detto che innanzitutto ne è stata rifiutata offerte, neanche proprio
Le ha fatte presentare alle squadre che volevano i nostri calciatori, ha detto a loro: non vi presentate nemmeno perché sono arrivate molte offerte per Leao, per Theo Hernandez e per Bennassaré, che come sappiamo è stato a lungo quest'estate corteggiato da Liverpool in emergenza centrocampo, e Manchester City, Guardiola stravede per lui e speriamo di rinnovare anche lui. Sul rinnovo di Leao si è lasciato andare, ha detto dichiarazioni molto molto importanti perché come sappiamo Maldini non si espone mai, e quando si espone è perché ha i suoi buoni motivi. Ha detto che il calciatore ha capito che deve rimanere al Milan per raggiungere praticamente l'elite, e diventare uno degli esterni, se non l'esterno più forte del mondo. E quindi ci sono buone possibilità di rinnovo, buone possibilità di raggiungere un accordo. Secondo me alla fine non si farà un accordo lunghissimo, magari si prolungherà l'attuale scadenza di 2 anni e quindi portarla al 2026, in maniera tale da dare al Milan forza sul mercato, e poi dopo 2 anni, semplicemente magari nel 2024 cedere Leao al miglior offerente al prezzo che dirà il Milan, che non si discosterà molto dalla clausola di 150 milioni. Sono molto felice, ragazzi, per questa intervista, perché ci vuole che qualcuno. Siamo stati 2 anni con una proprietà che si esponeva poco, non parlava mai, sempre silenzio. I tifosi magari non sapevano quanti soldi c'erano, se si poteva investire, se non si poteva investire. Sono felice di questa proprietà perché proprio Gerry Cardinale sta lavorando duro, sta portando sempre più sponsor, e questi sicuramente daranno respiro a quello che è il fatturato del Milan, facendo aumentare le nostre possibilità sul mercato. Speriamo che entro dicembre arrivi il via libera da parte del comune per quanto riguarda il nuovo stadio. In alternativa, il Milan ha già fatto sapere che lo costruirà a Sesto. Insomma, ragazzi, tutto sta andando nella nuova direzione. A noi tifosi non ci resta che supportare questo meraviglioso team, questa meravigliosa società, questa meravigliosa squadra. Soprattutto dare fiducia incondizionata a Maldini, che è una sorta di bollo qualità. Finché c'è lui, c'è speranza. Non mi vedrete mai preoccupato finché ci sarà Maldini in società. Inizierò a bestemmiare fortissimo qualora un giorno Maldini si alza di punto in bianco e chiederà le dimissioni. In quel caso capiremo che a breve si risprofonderà nel baratro di merda da cui fortunatamente al momento siamo usciti. Maldini ha dato sicurezza, ha dato unità, ed è stato lui più di tutti l'artefice nel ricreare quello che è stato per tanti anni lo spogliatoio Milan, fatto di valori, fatto di regole, è fatto di profondo rispetto per gli altri e soprattutto per la maglia che si indossa. Niente, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere se anche voi avete letto la bellissima intervista che ha rilasciato Maldini ieri. Fatemi sapere se siete d'accordo con le mie e con le sue parole. E niente, ragazzi, ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Bella!